Ecco l'agguato del destino, l'infida buccia. Stavolta non di banana, ma la rima è quella, fermana. Canarini che cancellano tutto, illusioni, desideri malcelati, rincorse a lunga gittata, serenità. L'attimo fetente più che fuggente, quello della distrazione, di una invisibile presunzione partorita da un generoso quanto ingenuo assalto alla partenza. Deleteria, infausta, improvvida, persino iellata, solito legno. Senza danna ma con petito, il Chieti pare voglia frantumare i marchigiani. Al secondo Papa suggerisce alla Rivera, solo per capirci. Aquino, messo in campo stoicamente, è lì, ma Chiodini capisce e opera il primo di una lunga serie di miracoli. Biancolino ha la palla del vantaggio, ma forza il piede chissà poi perché. Il Chieti è veemente. Al tredicesimo pare fatta, punizione di Lambertini e di Salvatore Anticipaturati. Dall'angolo Zattarin ci mette il testone, supera Chiodini, ma quella base del palo. Il tentativo è cosa non felice del più magnanimo di tutti, Suppa. Poi Biancolino, senza volerlo, innesca un micidiale contropiede. De Silvestro, gran passato fra tanti fanciulli, taglia per il bomber Mastro Nunzio, che è un missile e batte tutti in velocità e precisione. C'è tempo, si pensa in coro. E già due volte Biancolino convince che il Chieti potrebbe rimediare. Potrebbe. Invece è la fermana, pericolosissima in tre casi. Al ventitreesimo, quando un'involontaria imbeccata di Turati agevola una splendida volée di De Silvestro. Al venticinquesimo, quando Macri libera un Mastro Nunzio stranamente imbambolato. E al quarantaquattresimo, quando di nuovo l'ottimo De Silvestro pennella nel sette, la fuente attento, ma nulla può un minuto dopo. Sforbiciata bella e casuale di Mastro Nunzio, vien fuori un assist per Dideo lasciato senza angeli. Sembra fuori gioco netto e invece è Biancolino che tarda a rientrare. Il gol è sacrosanto, 2-0 e buonanotte. Dentro Edoardo, out Turati, che Rubini a sostegno sulla destra. Nella ripresa sarà un assedio inutile. Al quarto Edoardo serve teso Biancolino. Al nono tenta Lambertini, traiettoria chiusa. Dodicesimo reclama con qualche buona ragione, ma senza esito, Biancolino che va giù in area. Ventesimo, bomba atomica di Suppa su calcio piazzato. Chiodini è un bunker, poi Suppa stesso non azzecca il tempo della correzione. Ventitreesimo, nemmeno Capitan Zattarin sfonda dalla posizione prediletta. Venticinquesimo, fiacca la girata aerea di Biancolino. Ventottesimo, tir out dal limite Suppa. Poi Aquino due volte pescato in offside. Discutibile il primo, giusto il secondo. Al 34esimo prova la sorpresa Edoardo, ma che? Poi dall'angolo Zattarin esita col destro e rinuncia. 42esimo, ultima prodezza di Chiodini, a tentare Biancolino che si ripete allo scadere, ma per il portierissimo è una formalità. Gli incidenti, agenti in ospedale, setto nasale, un carabiniere contuso, scontri, lacrimogeni e altro, no comment. Il tifo. Curva a contestare con i soliti striscioni e altri anti-TV, ma dalle bocche neroverdi un calore pazzesco. 96 minuti di sostegno, oltre lo sciagurato 0-2.